12 ottobre ed è il secondo giorno delle offerte di Amazon Prime. Bene, dopo due giorni di ricerche dei miei prodotti che avevo bisogno, sono giunto al termine di avere un carrello con tutti i prodotti non in sconto, quindi bene. Ne ho tre pacchi da aprire, sono quattro prodotti in tutto, cinque. Direi di lasciare anzitutto questo che è più grande dopo e passare a quelli più piccoli, che dovrebbero essere le micro SD per il drone e per la GoPro. Sono due micro SD da 64 giga, da 170 MB per secondo, e sono le più adatte per droni e per action cam, per registrare in 4K. Sono due uguali. Qui abbiamo, dovrebbe esserci il power bank, DJI Care Refresh di un anno, una sorta di garanzia DJI, questo qua non è un pezzo di carta, un codice. Dopodiché qui c'è il powerbank della Okzu da 10.000 mAh. Ah sì, tutti i prodotti li trovate in descrizione. Made in Cina, sempre. Adesso passiamo al pacco più grande, che è il drone DJI Mini 2, la Combo. Troviamo subito la sacca. Metà aperta, non si sa perché. Allora, troviamo. Partiamo dalle cose meno interessanti. Ok, qui abbiamo le tre batterie in teoria. Abbiamo gli adattatori, i cavi. C'è USB-C a USB-C, USB-C a micro USB. L'adattatore, base di ricarica per le tre batterie. Qui sopra abbiamo un cacciavitino, ok. 1, 2, 3 paia di eliche di ricambio e due analogici per il telecomando. Ok, passiamo subito al telecomando. Madonna, gli analogici qua non so come si chiamino, sono qua sotto. USB di tipo C per caricarlo, tasto accensione, ritorno a casa, le tre modalità, cine, normal e sport. Vediamo il drone, che con anche la sicura, vedi che adesso spacco tutto. E qui abbiamo la fotocamera, non mette a fuoco, quindi, comunque è fotocamera, è scritto 4K a fianco. Stavo per distruggere la videocamera. Qui abbiamo la USB-C e la micro SD. È strano che non ci sia una sorta di protezione per questo, però vabbè, non si può pretendere tutto sotto i 250 grammi. Comunque, qua il tasto di accensione. Qua non so se ci sono due sensori per quelli sotto, solo quelli sotto, in teoria. E volevo farvi vedere la sacca, so che non me ne frega niente, però la sacca, tutto organizzato. Quindi configuro tutto e ci vediamo tra poco con il test. Ok, siamo qui in mezzo al prato. Adesso ho piazzato un cartone, siccome non voglio rovinare il drone e soprattutto le eliche. Ho piazzato un cartone qua per terra e adesso tiro fuori il drone e proviamo a volare senza schiantarci sopra qualche albero. Micro SD inserita, batteria cariche. E ora via con le riprese.
spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi siano piaciute le riprese anche se non erano molto professionali. Come già detto, se siete interessati ai prodotti che ho acquistato ci sono il link Amazon in descrizione. E da questo video è tutto, lasciate un like e iscrivetevi se volete altri video come questi. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!